Consueto, il polo fieristico di Lanciano in provincia di Chieti ha aperto le porte dei suoi padiglioni per ospitare la 31esima edizione di Abitare Oggi, fiera nazionale dell'edilizia e dell'architettura. La fiera, da sempre centro diffusore di idee innovative, laboratorio, punto di incontro e scambio tra professionisti del settore, anche in questa edizione ha focalizzato il punto sul tema della sicurezza e della tutela del patrimonio e dell'ambiente, ma non ha mai perso negli anni il concept iniziale, ovvero l'essere punto di riferimento per l'edilizia, l'arredamento, l'impiantistica, energia, oggettistica e design. È un'edizione speciale un po', 31esima edizione, ma incentrata sui temi della sicurezza, della tutela del patrimonio e dell'ambiente. È un'edizione speciale perché viene fuori da una settimana piuttosto tribolata per noti eventi legati a situazioni sanitarie, ma che per fortuna in Abruzzo non ci ha colpito più di tanto, per cui ci sembrava giusto, non avendo problemi di salute pubblica, portare avanti il nostro programma. Ecco, la specializzazione è l'elemento caratterizzante di questa fiera. Sì, la specializzazione è la bioedilizia, per cui cerchiamo di rispettare il clima e l'ambiente. E soprattutto cerchiamo anche l'accessibilità per il tutto. La bioedilizia è perché si costruiscono con delle alternative diverse il modo di costruire, soprattutto cercare di dare il massimo possibile di rispettare nello stesso tempo sia la sicurezza, ma nello stesso tempo anche le costruzioni, soprattutto in una regione come quella nostra che appunto è funestata da diverse situazioni telluriche. Questa, ricordiamo, che il polo fieristico regionale, quindi questa fiera, ha diciamo una valenza regionale ma anche nazionale. Siamo alla 31esima edizione, tanti partecipanti, tanti espositori, anche novità importanti. La bioedilizia come tema fondamentale, che in questi anni sicuramente monopolizza gli interessi dei costruttori, imprenditori, ma anche delle aziende, e poi un punto d'incontro tra i vari ordini professionali, architetti, geometri, ingegneri, design, per farne un laboratorio, perché le fiere, che hanno avuto dei momenti di crisi negli anni passati, devono essere rinnovate, riproposte sotto un altro aspetto, che è quello dell'incontro reale, non virtuale, che ormai questa virtualità molte volte ci allontana, per produrre progetti, dibattiti, riflessioni sulla bioedilizia, che è fondamentale. E poi la bellezza, la bioedilizia con la biobellezza, perché la mostra che abbiamo con tanti artisti importanti dà quel tocco di bellezza che non guasta di fronte alle tecnologie e alle innovazioni. Ricco il programma dal 28 febbraio al 1 marzo, dove l'organizzazione ha presentato un programma sempre più attuale, in grado di rispondere alle aumentate esigenze dei clienti. L'elemento che negli anni ha caratterizzato la fiera Abitare Oggi è sicuramente la specializzazione, grazie alla capacità di comprendere e interpretare le esigenze e le richieste di un mercato che negli ultimi anni ha subito cambiamenti. Particolare attenzione poi è stata dedicata alla bioedilizia e all'utilizzo di materiali alternativi per le costruzioni e gli arredamenti, sia da interno che da esterno. Sicurezza e tutela del patrimonio è stato anche punto di incontro e di riflessione per professionisti come geometri, ingegneri, architetti e geologi. Non poteva mancare l'ANCE, l'Associazione Nazionale Costruttori Edili. In un momento delicato come quello che stiamo attraversando adesso per il problema coronavirus, non è mancata la presenza della Regione Abruzzo, intervenendo con Nicola Campitelli, assessore all'urbanistica e territorio, e Mauro Febbo, assessore con delega alle attività produttive. Vabbè, innanzitutto oggi ribadiamo con la presenza ovviamente di due assessori regionali l'importanza di questa fiera a Lanciano, che è un polo fieristico
di spessore regionale. Quindi già questo, voglio dire, è un bel segno che la Regione Abruzzo sta dando alla fiera di Lanciano e a tutto questo territorio. Qui oggi si parlava di accessibilità universale, che è una cosa fondamentale. Noi stiamo rivedendo la nuova legge urbanistica, che è una legge comunque di 40 anni fa, è una legge del 1983 che era sicuramente una legge all'avanguardia all'epoca, ma che oggi non risponde più alle esigenze dell'uomo del 2020. Oggi abbiamo bisogno di una legge urbanistica, di un quadro normativo, innanzitutto che non sia fatto soltanto di divieti, perché l'urbanistica non è sotto la disciplina dei vincoli, ma deve essere anche la disciplina della programmazione, della pianificazione. Quindi una disciplina urbanistica che sappia fare chiarezza, che sappia rimettere ordine tra i diversi enti che sono poi, che hanno il compito di pianificare il territorio, ma che soprattutto vada in due direzioni fondamentali, che è la sostenibilità ambientale e che però guardi nello stesso tempo anche i soggetti più fragili, quindi che possano vivere in effetti bene, quindi possiamo aumentare la qualità di vita dei soggetti più fragili all'interno delle nostre città e all'interno delle proprie abitazioni. Questa è una fiera che ha superato oramai la maggiorità, 31, e quindi è una fiera che oramai è consolidata sul territorio e soprattutto coinvolge in questo momento un settore che ha particolari difficoltà come quelle dell'edilizia, e quindi credo che sia da attenzionare. Come Regione siamo qui appunto per testimoniare la nostra, diciamo, interesse a che un settore economico cerchi una vitalità che negli ultimi anni purtroppo non c'è stata. Ma i numeri sono preoccupanti, perché abbiamo dati insomma, negativi soprattutto nell'edilizia privata. Sono tante le piccole aziende edili che hanno chiuso. Purtroppo quando non funziona l'edilizia è tutto un mercato che non funziona, perché sono i piccoli artigiani che sono collegati, ci sono le aziende di trasporto, c'è un insieme di attività che vengono coinvolte. C'è stato un momento, almeno che a noi ci veniva segnalato, di ripresa. Sembra che il mercato si sia rifermato. Questo ci viene attestato anche da alcuni dati da Banca Italia, che testimoniano la poca contrazione di mutui edilizi nonostante i tassi siano appetibili. Però io credo che, come sempre è avvenuto, ci sono i momenti negativi ma poi c'è la ripresa. Partecipare, fare questa fiera, dare un segnale di ottimismo, e noi siamo per l'ottimismo. Prossima edizione di Abitare Oggi qui a Lanciano, e tante le aziende all'interno di questa fiera. Troviamo anche l'azienda di Chietiscalo Caccavale, troviamo Riccardo Esportore, che fa parte del responsabile dell'ufficio acquisti di questa azienda. Ecco, di che cosa tratta la vostra azienda e perché è oggi presente ad Abitare Oggi? Beh, innanzitutto la nostra azienda è un'azienda che è nata 60 anni fa al circa, quindi comunque un'azienda che ha una certa esperienza sul territorio, soprattutto nella parte del Chietino. Trattiamo principalmente, diciamo, tutto ciò che è inerente all'edilizia, quindi partiamo da un'edilizia pesante, che può essere il classico forato da costruzione, il cemento, fino ad arrivare alle nuove tipologie di costruzioni che possono essere il secco, quindi cartongesso, itong, quindi tutto ciò che è la nuova parte dell'edilizia moderna. Ci occupiamo anche della parte delle rifiniture, quindi andiamo dalle porte, spaziamo all'arredo bagno, andiamo sui pavimenti per le abitazioni, creiamo anche tetti in legno, quindi insomma abbiamo una certa gamma di materiali per poter soddisfare qualsiasi richiesta a livello edile. Noi abbiamo, penso, la formula magica per rimanere sul territorio è quella di avere il dinamismo interno. Infatti io sono relativamente giovane, quindi comunque è un'azienda che anno per anno vuole sempre innovare, sia nel parco, diciamo, dipendenti, anche a livello proprio di nuova, tipo, nuova costruzione, nuova edilizia. Quindi ecco, forse questo sia, penso sia la chiave di volta per essere oggi ancora nel territorio. La chiave per arginare anche i problemi dell'edilizia, i problemi che negli ultimi anni attanaglia questo settore? Diciamo che il settore edile in questi anni riscontra una forte flessione in negativo, purtroppo. Però ecco, noi, ecco, abbiamo la fortuna di
avere questo dinamismo interno, quindi per ora è vincente, vedremo. Quali sono i vostri marchi che vanno per la maggiore rispetto alla vostra azienda? Ma guardi, noi principalmente i marchi da quelli più conosciuti, che potrebbero essere il marchio di finestre per sottotetti, quindi la Velux per intenderci. Abbiamo marchi per le porte blindate che sono Gardesa, abbiamo la Itong, abbiamo la Ragno, quindi mobili Berloni, mobili, insomma, abbiamo parecchie aziende che abbracciano un po' tutto il settore edile, quindi questi sono solo alcuni nomi. Ecco, voi siete a Chieti Scalo e lavorate principalmente nella provincia di Chieti. Qual è la richiesta in questa provincia, di che cosa cercano di più i vostri clienti? Non c'è una richiesta ben specifica, diciamo che nella nostra zona soprattutto, e comunque abbraccia anche Chieti e Pescara, la richiesta è molto 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 ampia, quindi non c'è una richiesta specifica, se vogliamo, quindi non saprei proprio. Invece chi viene oggi ad abitare oggi a questa fiera, la 31ª edizione, che cosa vi ha chiesto? Dove ha focalizzato più l'aspetto della richiesta? A dir la verità siamo stati un po' presi in contropiede, perché noi pensavamo che la richiesta, in quanto noi Caccavale conosciuti soprattutto per quanto riguarda il Redo Bagno, abbiamo invece avuto una richiesta maggiore per la nuova costruzione, quindi comunque tutte le nuove tipologie di costruzioni e anche tutto ciò che soddisfa la nuova, i requisiti energetici, quindi impianti a pavimento, quindi ecco, siamo stati presi un po' in contropiede. Quindi 60 anni di storia che deve innovarsi, che va a pari passo con l'innovazione, restano i 60 anni di storia, l'esperienza, però con lo sguardo alle nuove, al futuro. Sicuramente questo, ripeto, è la nostra fortuna e il nostro modo di essere Caccavale. Siamo sempre aperti tranne la domenica e il sabato pomeriggio, quindi dal lunedì al venerdì siamo sempre lì. Abbiamo anche una filiale a Pescara con un nominativo un po' diverso, sempre Caccavale, però si chiama Prospettive. Abbiamo creato questa realtà per dare un po' più di sfogo, passatemi il termine, per gli architetti, quindi il professionista, quindi qualcuno che cerca un'estremizzazione dell'edilizia. Quindi abbiamo creato questa realtà per soddisfare anche questa richiesta, in virtù sempre di quel discorso di rinnovamento e cercare di avere sempre una gamma ampia per ogni richiesta.